Sono Domenico Caria, ho 50 anni, sono sposato, ho 3 figli, lavoro come autista presso la GTT di Torino. Sono nel Movimento 5 Stelle dal 2011, come attivista nelle piazze, perché ritengo che il contatto con la gente sia il modo migliore per cercare di cambiare questo paese e la mentalità della gente. Vorrei sottolineare che non ho molte cose da dare al Movimento 5 Stelle tranne tre parole. Vorrei soffermarmi su 3 parole che sono buon senso, l'onestà e la trasparenza. Sono le uniche cose che io posso dare in questo momento al Movimento 5 Stelle. Il buon senso lo ritengo una parola chiave per chi deve fare il consigliere regionale, comunale, al governo, dove che sia, che abbia gli incarichi di responsabilità. Prima di prendere una decisione deve prendere in considerazione anche che questa decisione abbia del buon senso, perché fare qualcosa che non serve a nessuno o oltretutto può essere nociva a qualcuno non è utile per la popolazione, per i cittadini, e oltretutto diventa uno spreco e non mi piace. La trasparenza, un consigliere di qualsiasi cosa, di qualsiasi grado, comunale come prima o regionale, è una cosa del Movimento 5 Stelle. Noi dobbiamo essere trasparenti. Una persona che vuole fare politica nel Movimento 5 Stelle deve essere trasparente. Poi ho lasciato l'onestà per ultima, non perché sia meno valida, ma anzi è la prima base di chi fa Movimento 5 Stelle deve essere lui onesto, basilare. L'onestà prima di tutto per me è in capo al Movimento 5 Stelle, il nostro motto è l'onestà tornerà di moda. E in me è di moda da quando ho iniziato a lavorare, che ho capito come si suda per vivere, è diventata la mia parola base, la mia stella cometa che mi guida a me, guida la mia famiglia, guida l'educazione che faccio dei miei figli e guiderà il mio mandato se avrò la possibilità di andare in regione, come il buon senso e la trasparenza. Vi ringrazio della fiducia che mi vorrete dare e chiunque vada in regione voglio, esigo che abbia queste 3 qualità. Io guarderò i video di tutti quelli che saranno candidati in regione, come ho guardato quelli delle parlamentarie, e lì dentro devo vedere quelle stesse cose che io voglio dare al Movimento 5 Stelle. Grazie.